Il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio. Il Dio che ha mandato suo figlio, alleluia, è l'unico vero Dio. E lui dice nei 10 comandamenti: io sono il Signore Dio tuo, che ti ho tratto fuori dall'Egitto, non avere altri dei davanti a me. E aggiunge: non fatevi immagini né sculture. Ma queste chiese sono piene di immagini, di idoli, di sculture, che chiamano santi, madonne di legno, santi di legno, di metallo, di plastica. Sono idoli come il vitello d'oro. Noi abbiamo bisogno di conoscere la verità della Bibbia. Oh, alleluia! La verità del Signore. Popolo di Chiavari, la verità del vero Dio, il Dio di Mosè, il Dio di gloria, il Dio di Israele, il Dio che ha mandato Gesù Cristo, che dice la Bibbia, anche nel Nuovo Testamento, che Dio non abita in un tempio. Dio non abita nei templi fatti dalle mani di uomini peccatori. Il Signore che ha creato il cielo e la terra, alleluia, e lo dice la Bibbia. Non state nel buio, nell'ignoranza di una religione corrotta, pagana, amante del denaro, amante del lusso. La Chiesa romana, la Chiesa del Vaticano, queste chiese sono chiese che amano il lusso, il denaro. Hanno miliardi, potrebbero sfamare i bambini in Africa, ma non lo fanno. Sono idolatri, sono falsi, sono corrotti. Allora dobbiamo credere nel Dio della Bibbia. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è il Re dei Re. Egli è il creatore del cielo e della terra. Lui non abita nei templi fatti dalle mani dell'uomo. Lui non abita in una statua, in un'immagine. E come mai qui dentro sono pieni di idoli, statue, immagini, figure di legno, di cemento, di pietra? Questa è idolatria, e l'idolatria viene dal demonio. L'idolatria, dice la Bibbia, è un grave peccato. Loro sono ministri del peccato, ministri dell'inganno, ministri dell'idolatria, ministri di Satana. Loro non adorano il vero Dio della Bibbia, ma si sono fatti un Dio a loro convenienza, un Dio falso, un Dio di pietra, un Dio di marmo, un Dio di marmo, un Dio di pietra. Ma il vero Dio è spirito. Oh, alleluia! Il vero Dio è verità. Il vero Dio è giustizia. Il vero Dio è il Re dei Re. Il vero Dio non si trova in queste costruzioni appariscenti, piene di marmo, ma piene di idoli che la Bibbia condanna. Dice la Bibbia: non fatevi idoli, non fatevi immagini, non vi inchinate davanti a esse, lo dice la Bibbia. Allora, questi tempi non predicano il vero Dio, non predicano il vero Vangelo, non predicano la salvezza di Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo annunciare la verità, perché Gesù disse: conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. È finalmente venuta fuori. Gesù è la verità.